studenti di AgriSport. Giusto due parole molto veloci, visto che ci troviamo in un contesto nuovo, vogliamo spiegare anche a chi non ci conosce perché siamo, non siamo diventati matti e abbiamo cominciato a fare attività sportiva con i tronchi, ma stiamo sperimentando come allenare sul campo stili di vita sostenibili e abbiamo pensato di farlo grazie a un meccanismo di scambio tra la cultura sportiva e la cultura contadina, in modo che entrambi i mondi si possano contaminare. Per gli sportivi si apra il mondo della sostenibilità, del benessere del mondo oltre che quello del corpo e appunto del scoprire il mondo contadino della produzione locale a chilometro zero. Per il mondo dei contadini può essere molto utile imparare a sollevare un peso senza sbaccarsi la schiena, piuttosto che fare tutto il lavoro quotidiano dell'agricoltura contadina senza appunto fare male al proprio corpo, ma usando al massimo la propria forza nel modo corretto per avere maggiore efficacia durante il tempo del lavoro. Da questo punto di vista appunto parlavamo di scambiare stili di vita genuini e sostenibili, vogliamo fare bene al corpo e alla terra, quindi speriamo che vi porterete a casa anche un approccio al mondo che è sostenibile e che fa bene a tutti. Di come riuscite potete farlo a piedi uniti o saltando con una gamba avanti e l'altra dietro. Si tiene il tronco, il compagno ci cammina sopra, l'avete già fatto. Culo stretto, addominali stretti, belli piantati, lavorate cercando l'equilibrio del vostro corpo. Quando il compagno arriva tiene il tronco e parte l'altro. Ok. Numero 3, molto utile a spostare i pesi, fa parte delle postazioni pensate apposta per facilitare il lavoro nella vita quotidiana. È un lavoro continuo, questa non deve mai cadere, fate braccia e gambe contemporaneamente, come abbiamo fatto prima gli squat, la schiena sta dritta, le ginocchia non superano le gambe stanno aperte più o meno alla larghezza delle spalle, così vi dà stabilità ed equilibrio, scendete e di braccia sollevate. È un lavoro coordinato di braccia e di gambe. Uno di fronte all'altro, decidete prima chi comanda. Dovete fare il passaggio con le gambe che fa il compagno, a specchio, vai tu, vai. A specchio dovete seguire quello che fa il compagno. Dovete cercare di stupire, di giocare scivola, di sorpresa. Quindi attenzione al lavoro di corpo, di gambe ma anche di cervello. Esatto. Dovete cercare di stupire l'avversario, seminarlo. Va bene per il pugilato, va bene anche per il basket, per le marcature a uomo e sport del genere. Tutto sulle punte, non chiedete adesso mai. Adesso ha lavorato lui, il giro successivo per esempio lavorerei io. In coppia, bene sulle gambe. Dovete fare il passaggio con la spalla, vedete, torsione del busto, ci avete già lavorato, quindi ve lo dovreste ricordare. Cercate di tenere mento basso, la spalla va vicino al mento in modo che simula come quando vi abbiamo detto di mettere il diretto e coprire il mento con la spalla. Poi, qui sulla panca, al passaggio si battono le mani. Okay. Quanto ci facciamo male per quello? Esatto, cercate di un vedere. Un consiglio, non guardate il compagno, guardate giù. Okay, sì. Se guardate il compagno non sapete dove mettete la gamba. Sì, sì. Qua guardate giù. Quindi uno qui. Dovete venire di là per vedere.
Guardate bene la presa delle mani, eh. Ma se griglia? Respirate, quando vado su butto fuori il fiato. Se non ce la fate a farlo, rimanete in isometria giù. Ok? Tenete i muscoli in tensione. Giù o su? Se siete più comodi, quindi tenete la mano del compagno, l'avete già fatto. Sapete che Agnese è più brava di me, però. Tenete piegate le ginocchia, passaggio del peso, tenete l'addome contratto e giù. Al cambio date, sale il compagno, gli date la mano e lo riaccompagnate dall'altra parte. Allora, qua fate una piccola flessione, tornate e la fa il compagno, quindi alternato. Ok? Equilibrio, tenete bene contratto il corpo in modo che ritornate su dritti e riuscite ad alternarvi. Piuttosto aspettate 4 secondi in più. Sì, esatto. Prima di questo, ci avevano rubato la camera d'aria, l'avete già fatto, squat tenendo la camera d'aria in tensione. Ok, scendete bene col saltello, buttate fuori il fiato quando saltate, mettiamola qua se no la perdete. Ok, passaggio del tronco. Ok. Uno lo prenderà al centro, girateglielo in modo che lo possa prendere con le mani in orizzontale. Ok? Respirate sempre, ogni due movimenti buttate fuori il fiato. Poi, scusa, qua si muove il tronco. Sì, esatto. Non si muove tutto il corpo. È un lavoro di tronco. Potete accompagnarlo coi talloni un po', ma non dovete girarvi, ovviamente. Tronco, addominali, quindi sempre addome contratto, non spanciate perché vi si curva la schiena. Da qui fate degli scatti fino alla vera posizione, perché state in discesa, non berruzzolate, e ritornate indietro finché non vi diamo il cambio. Posizione di guardia, posizione di guardia, come vi abbiamo spiegato prima, gamba sinistra avanti, appunto devo andare indietro. Lui viene avanti, io vado indietro. Quindi dovete come disegnare una U con la testa, ricordate, passando da una parte all'altra. Non è questo, eh. Guardate il compagno, non guardate a terra. Al ritorno lui va indietro, ti viene avanti. Chi ce la fa si arrampica come fa Andrea. Bravo! You touch my tralala. No, fai no. Chi non ce la fa? Il tamarro. Chi non ce la fa? E fa l'altalena. Oh, fate l'addome comunque. 15 secondi. Uno e poi cambio 15. Esatto.